Me son cagados a Monte Carlo. Perché sta cominciando il primo show! Abbiamo deciso di non rendere il biglietto e abbiamo devoluto il totale in beneficenza. Speriamo di aver fatto la cosa giusta. Sappiamo che qualcuno... Però siamo... Ci scusiamo per la ruggine che abbiamo addosso, dovuta a questo momento... Scusiamo... Per tante cose... Il divano lì. Il divano, ragazzi. Vabbè, comunque, 2 anni e non per colpa nostra. Non per colpa nostra. Noi saremmo andati in scena 2 anni fa, Noi eravamo pronti, avevamo lo spettacolo pronto. C'era anche il titolo, ti ricordi? Spettacolo. C'era Roma Express, avevamo la colocazione. C'era il treno, eravamo attivi treno. In stazione. Poi dopo è arrivata questa cosa che ci ha proprio impedito di fare la cosa. E voi sapete che ha colpito tutti del resto, quindi, no? Voglio dire. Cioè. Dillo te. Niente, politicamente corretto, che praticamente ci ha tagliato le gambe. Non potevi dire più niente che si offendeva questo, si offendeva quello. Come facevamo noi a fare un rumor show dove praticamente abbiamo sempre preso in giro tutti, ci siamo presi in giro, il rischio di rovinare delle famiglie e perdere delle amicizie. E perché? Perché non potevi dire niente, niente, si offendeva, si offendi questo, offendi quell'altro. Sordo non si può dire, per devi dire non udente, stupido non si può dire, devi dire diversamente intelligente, tutte quelle storie lì. Io ho detto una barzelletta una mattina al bar, dillo, no, racconta. Una barzelletta su Biancanevi, non la sto a raccontare, era su Biancanevi 7 anni, Biancanevi 7 anni, la dico, si sono offesi, LGBTQ e tutte le altre lettere dell'alfabeto. Non si può più offendere. Comunque noi, guardate, quella roba lì l'abbiamo superato. Sì, avevo detto, vabbè. Ci prenderemo degli accidenti. Facciamolo lo stesso. Lo facciamo lo stesso. Il nostro pubblico lo merita. Sì, come facciamo senza di loro? Eravamo pronti e arriva TAC, quell'altra volta. TAC. Che ha colpito veramente tutti stavolta. E sapete di che cosa stiamo parlando? Lo sapete. Come? Come un fallo da dietro. Come un fallo da dietro. Tempo preciso.
fallo da dietro, qui bisogna stare attenti. E niente, la piazza Andrea Costa a pagamento. L'unico paese al mondo, la piazza in centro, gratis. Ah, gratis? No! Medici si mette le righe blu, dai! E poi la cosa è subdola, perché quella lì è diventata una tassa sulle mutande. Non la posso prendere questa roba qui. Cioè, te adesso vai a prendere un paio di mutande da Mengoni, se prima costavo 10 euro, adesso 10 euro 50. Tasso culo. Anche le mutande sono culo, però quello è proprio. Ma noi ci siamo messi una mano in tasca e abbiamo detto, vabbè, dai, 50 centesimi. Andiamo avanti. Non ci fermiamo. Eravamo lì, pronti. La terza ondata. Quella non ce l'aspettavamo, no, lì ci siamo rimasti proprio male. Male. Sì, io, guarda, qua non la posso prendere neanche quella. Vabbè, lo dici te? Dillo te, dai. Ah, niente. No, dillo te. Eravamo lì, tranquilli, pronti, facciamo lo show. Capitani coraggiosi, lassù in comune. Tac! C'era un pino là di fianco al faro di Cervia, fotografavano tutti, era proprio nelle carte. Era una roba bella quella. E anche il pino di Posillipo, proprio era là, era lì, arrivava, non fare altro. Era malato. Era malato di solitudine. Era rimasto l'ultimo albero nel Borgo Marina, deciso che lui e il faro dobbiamo rivalorizzare. Non so se l'avete notato, adesso il faro fa il piede. Si allontana dal catafalco. Vabbè, detto questo, niente, facciamo e siamo qua. Vedrete dei nuovi personaggi incredibili stasera, signori, garantito nelle prossime 6 ore. Ma qualcuno non c'è più, ci ha lasciato, come vedete. Come vedete il tecnico ha bevuto. se a meno che i signori non sanno raccontare due barzellette qui nel palchetto. I vecchi non ci sono, del resto l'età. Ce ne sono andati. Se ne sono andati. Ti salutano dalle Canarie. Dalle Canarie. Con le loro badanti moldave. A meno di. Vabbè, mi sembra che abbiamo detto tutto. Massimo, io credo che. Possiamo iniziare? Potremmo anche. Ok. Quella. È lui. Sarà lui. Lui. Il resto faceva l'elettricista. Grandissimo! Come Robo Show?
Gino. Come sei vestito? Sono vestito come mi hai detto te, mi hai detto vestiti che dobbiamo sistemare uno spettacolo e sono venuto dritto dall'officina. Sistemare uno spettacolo è un senso metaforico, no? Cioè qui c'è uno spettacolo da fare, non è sistemare uno spettacolo. E io però sono il trapano. Non hai capito niente? No, non ho capito, ma la comunicazione è responsabilità di entrambi, eh? Quindi? Ho sbagliato io? Sì, cioè, dobbiamo presentare sto coso, di cosa fai? Lo presenti così con la tuta da lavoro? No. Elegante, stile, guarda, non elegante. C'è problema, non c'è problema. Mi sono messa un po' a cassettare e
sono imbattuta in un sondaggio che chiedeva qual è la parte dell'uomo che preferisci. Io, ragazzo, ci ho pensato, insomma, io la parte dell'uomo che preferisco è il sorriso. Volete mettere un uomo con un bel sorriso, soprattutto se ha tutti i denti? Allora di sicuro, visti i tempi, non è che ne hai visti tanti di sorrisi. No, ragazze, ma volete mettere? No. Io quello che preferisco in un uomo assolutamente sono gli occhi. Oh. Avete presente quegli occhi magnetici che ti scrutano, che ti spogliano con gli occhi? Penetranti! Se me lo dà, poi. Da. Ma dai, veniamo al pratico dunque. Ma che occhi, ma che sorriso! Grandi, che quando ti accarezzano sono così ruvide, raspano così tanto che ti fanno i feeling. No, e te vuoi fare la cresta sull'estetista, rasga? Ma come è bello? Mi fate persino pena. Scadete sempre in quelle cose solite, banali, scontate. Io invece in un uomo, e quando dico uomo, quello che guardo innanzitutto è il portafoglio. Però scusa, te Fiori, il romanticismo lo metti proprio sotto i piedi, il portafoglio. Invece guarda, io che sono una romanticona, cogliona, forse sì, però sempre romanticona rimango. Insomma, quello che osservo molto in un uomo e mi piace, oltre al sorriso, sono i capelli. Sì. Volete mettere una bella testa, una bella capigliatura folta e stabile da guantare proprio sul più bello? Sì, stabile come quella tatuata di Silvio? Mignola! Ma che capelli, ma che sorriso, ma che fondoschiena! Cose che adesso ci sono e domani chissà, i sorrisi cadono, i denti cadono, il fondo schiena diventa molliccio. Silvio, e mi fermo qui. Invece in un uomo una bella Ferrari col passare del tempo acquista valore. Io non ho mai visto un sorriso che col passare del tempo acquisti valore. Certo, se ha tutti i denti d'oro. Briscola! Ci sei fatto scala 40! Ma si è appena fatto scopa! Oh, stavamo giocando di ratto, State calme! Oh. Guardate che casino che state facendo! Se capita qualcuno! Ma basta, ma poi, ma che cavolo è sto qualcuno? Oh. Dai, va là! Oh, ragazze, vi ricordate quando abbiamo partecipato a Miss Maglietta Bagnata a Viserbella? Bei tempi! Io ero Miss Boccale di Birra Grande. Io invece ero Miss Coppe di Champagne. Oh, wow. Io ero Miss Coppa del Nonno! Allora non c'eri? Te non c'eri? Sì, c'ero. Ma a me mi hanno eletto Miss Flute. A te gli uomini non ti toccano con le mani, ti guardano solo negli occhi.